Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Cultura di questa settimana abbiamo intervistato Mario Pedicini, già provveditore agli studi di Benevento, e ci ha parlato del suo ultimo libro, Il Cappotto Verde. Il libro racconta gli usi, i costumi all'interno della propria famiglia negli anni del dopoguerra. E poi parleremo di una mostra tattile che è stata realizzata in questi giorni e la potete visitare al Museo del Sannio di Benevento. Le quattro stagioni, il ritratto del figlio, sono alcuni temi scelti dai piccoli non vedenti. E non potevamo non occuparci di danza, che è una forma di arte che fa parlare il corpo ma anche l'anima. E lo abbiamo fatto con una ballerina per eccellenza, Carmen Castiello. Nella nostra bellissima città si rinnova l'appuntamento con il teatro per ragazzi con due rassegne, Il Paese dei Sogni e Hanging Go. Buona visione a tutti. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Dottor Pedicini, per parlare del suo libro, oggi siamo venuti qui in via Pacevecchia, perché sembra che tutto parte da qui. Beh, buona parte della vicenda si svolge qui e nasce da qui l'idea di una casa nuova che sia anche la casa della libertà rispetto alle ristrettezze del casino del prete lì a Sant'Angelo a Sasso. Questa è la chiesa dell'Angelo e quindi dalla chiesa dell'Angelo verso il nuovo ospedale non c'era niente. E mio padre comprò qui il terreno, quindi abbiamo assistito, io bambino, abbiamo assistito allo scavo per la realizzazione di questa strada, il cui materiale fu utilizzato per colmare il vallone da cui nacque poi il Viale Mellusi. Quindi i racconti di questo libro, della mia fanciullezza, dei rapporti con il mio fratello maggiore, mio padre con la Lambretta, ha avuto come teatro tutta questa zona. Allora, lei ci diceva prima dell'intervista che addirittura quando eravate piccoli qui giocavate, ora invece è una strada ovviamente dove passano macchine in continuazione. Questo era un bellissimo viale punteggiato dai bulloni di bronzo per come segnaletica della carreggiata, e giocavamo a pallone tranquillamente a due porte perché passavano solo gli autobus, qualche rada vettura, il dottore delle Pastene con la 500 targata 5001, questo mi ricordo. Qui c'era la fontana dell'Angelo, dove venivamo a prendere l'acqua per la celebrazione della messa con le ampolline, e dove venivamo anche con i secchi a guadagnarci un passaggio sugli autobus urbani. Noi con i secchi d'acqua rinfrescavamo un po' le ruote, un po' i freni, anche un po' l'interno, e gli autisti ci facevano fare i giri gratis per la città. Noi in cambio bagnavamo per terra qui alla curva che gli autobus facevano in salita, così li vedevamo sbandare, sculettare. Anche questo era un effetto un po' particolare dell'essere nostri, dell'essere ragazzi un po' birbanti, insomma. Non è vero che i ragazzi di oggi sono più malandrini di quelli di una volta. Noi mettevamo anche i chiodi per terra per cercare di vedere l'autobus che doveva bucare una ruota. E quindi tutto questo è raccontato nel suo libro, Il Cappotto Verde. Anche questo, ma raccontato in maniera molto veloce, senza indugiare, senza descrizioni inutili. Tutto ruota intorno appunto a questa avventura, dalla costruzione della casa, alla realizzazione della casa, e diciamo l'inizio della modernità, lo sforamento verso l'inizio del benessere, l'inizio della modernità, con la Lambretta che rappresenta quasi una metafora di questo lungo viaggio. La Lambretta è l'approdo alla modernità, l'approdo alla libertà innanzitutto. Io da ragazzo, ancora minorenne, perché allora non c'era il codice della strada che imponeva la patente A fu introdotta nel 1959. Io ero già stanco di andare in Lambretta, facevamo la costiera amalfitana con i cugini, qui facevamo le scorribande anche con il famoso carrucciolo con i cuscinetti i quattro cuscinetti su una tavola di legno che servivano per fare le sbandate. Venivamo a vedere i primi autobus urbani,
quando l'autobus urbano, la ditta Cesare Ventura, comprava una vettura nuova, si metteva sul numero 1, sulla linea numero 1, e quindi noi andavamo lì a ispezionare queste nuove vetture, possibilmente facendoci un giro gratis. Il suo libro è corredato da tantissime foto, foto storiche. Infatti mi ha fatto vedere attraverso delle foto che sulla parte destra prima non c'era nulla, c'era un piccolo ospedale e poi è cominciata a nascere qualche villa. Sì, tutta la parte alta, fino a questi edifici qua sono degli anni 70, i palazzi. Era un terrapieno dalla chiesa dell'Angelo fino al nuovo ospedale, quello era il nuovo ospedale, il Rummo, era un terrapieno dove all'arrivo degli alleati dopo l'8 settembre 43, quindi 4 ottobre arrivarono a Benevento gli inglesi, qui si sistemarono gli accampamenti degli inglesi, quindi c'erano le baracche, le casematte, era tutto un accampamento. E nel territorio circostante furono trovati residuati bellici fino agli anni 80. Oltre al contenuto del libro, quello che mi ha colpito è la copertina. Tra l'altro c'è stato un incontro ieri sera proprio sul libro e lei ha spiegato in modo egregio cosa significa questa copertina e anche i cappotti che venivano indossati. Ma qual è il significato di questi cappotti? Questo cappotto verde, il cappotto verde, è il cappotto di mio fratello, il primo fratello più grande, che facendo lezioni private riuscì, facendo lezioni private ai figli della famiglia Fiengo, che aveva uno dei più accorsati negozi di tessuti a Benevento, quindi poté comprare con il ricavato delle lezioni una stoffa molto pregiata, molto costosa, di lana, per fare un bel cappotto pesante, un cappotto alla moda. Questo è il corso Garibaldi, Piazza Roma, lì c'era un fotografo con la cassetta che fotografava e questa era la famosa passeggiata dei Inzaccavasoli, i Vasoli, la passeggiata avanti e indietro, no? Si girava, si chiacchierava, si cercava di incontrare qualche signorina, ma se i maschi camminavano in 5, le signorine camminavano ben legate in 10 e sono piccoli flash, si legge molto facilmente, non è un libro pesante o impegnativo, c'è qualche sorriso che scaturisce sicuramente, perché non è che io prendo in giro le cose di allora, ma le vedo con un certo spirito scanzonato, perché così era, così siamo vissuti. Ecco, sembra paradossale che quando c'era la miseria eravamo tutti allegri, adesso che c'è sostanzialmente, c'è un po' di benessere, ci lamentiamo solamente. Questo è un libro che si legge facilmente, ma qui si racconta anche della fine che ha fatto questo cappotto. Dopo aver servito sette maschi, sette fratelli maschi, ha finito la sua carriera onoratissima sopra le bottiglie di pomodoro per tenerle calde dopo la famosa infornata dei mesi di settembre. Diciamo che dal 1980, ma dall'80 ad oggi per 30 anni ha fatto la copertura e la termocoperta delle bottiglie di pomodoro, la salsa. Ha detto le Pedicini, grazie e invitiamo grazie tutti a leggere il cappotto verde. Grazie. Grazie. Il paniere fa penitenza, fame no mo, mi rincresce. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Una mostra in punta di dita è quella in esposizione al Museo del Sannio organizzata dalla laureanda Giuseppina Pilla con l'apporto dell'artista salernitano Lello Runca. Un viaggio astratto di mani tra tavole tattili e bassorilievi prospettici che consentono a vedenti e non vedenti di immergersi per pochi minuti in un mondo nuovo che è quello della percezione aptica, ovvero caratterizzato dal processo di riconoscimento degli oggetti attraverso il tatto. In questo viaggio ci ha accompagnato proprio la giovane curatrice Giuseppina Pilla. Allora, innanzitutto questo percorso tattile sensoriale che si chiama Altri sensi per l'arte, opere da toccare, è un percorso che ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere innanzitutto i disabili visivi, i non vedenti, quindi gli ipovedenti, per far sì che questi possano avere, diciamo, vedere riconosciuto il loro diritto, che è quello della fruizione dell'arte, e avvicinarli, quindi creare in loro una curiosità, un atteggiamento di confidenza verso l'arte e verso il museo.
che finalmente apre i propri spazi a questo nuovo tipo di percezione, che è la percezione aptica dell'arte. Ma tengo a sottolineare che questo progetto non è rivolto solo ai disabili visivi, ma anche ai vedenti, in quanto il museo oggi può diventare uno spazio di integrazione, di confronto e di incontro fra i suoi differenti pubblici. Quindi da un lato stimola certamente i disabili visivi a questo tipo di fruizione dell'arte e dall'altro vuole coinvolgere anche i vedenti affinché possano praticare un'esperienza nuova e differente dell'arte e coinvolgere anche gli addetti ai lavori, quindi coloro che operano nel settore museale e culturale, affinché pensino a degli spazi sempre più culturalmente accessibili e che tengano presenti quindi queste nuove esigenze di tutti i suoi pubblici. Quindi si tratta di un percorso che ha previsto due fasi di realizzazione. Quindi i non vedenti hanno prodotto le loro tavole tattili seguendo un loro soggetto, un loro tema, scegliendo i materiali che più secondo loro comunicavano le sensazioni tattili che loro volevano trasmettere. Quindi sono delle trasposizioni di pensiero sotto forma di sensazioni tattili. La seconda parte dell'esposizione raccoglie 8 opere del maestro Lello Ronca, caratterizzate da linee tridimensionali, forme e rilievi incisi nel legno che si fanno narrazione sintetica ed istantanea della sua terra, della sua cultura, del suo paesaggio, attraverso un viaggio che prende corpo proprio sotto lo scorrere delle dita. I solchi che scavano la materia scivolano sotto le mani e comunicano sensazioni, idee a cavallo tra realtà ed immaginazione, che ci regalano la possibilità di compiere un fantastico e surreale viaggio di mani tra luoghi astratti e pensiero dell'artista. La seconda parte vede la partecipazione di un artista salernitano, Lello Ronca, e che ha portato qui a Benevento i suoi 8 bassorilievi tattili, che sono, diciamo, una narrazione sintetica della sua terra, della sua cultura, tradotte appunto plasticamente sotto forma di sensazioni, forme e linee tridimensionali che sono, diciamo, tutte da toccare. E una cosa importante è che tutti i visitatori di questo percorso saranno bendati, parlo dei visitatori ipovedenti e vedenti, saranno bendati e quindi baseranno la percezione dell'arte esclusivamente sul senso del tatto e si metteranno, diciamo, per un po' nei panni di un non vedente. Lei ha avuto modo anche di essere a contatto un po' con qualche visitatore al momento della presentazione. Che sensazioni ha percepito da loro, non vedenti e vedenti? Allora, ho notato innanzitutto una differenza fra i non vedenti e i vedenti che sono stati bendati, in quanto i non vedenti si muovevano ovviamente molto più tranquillamente e liberamente rispetto ai vedenti bendati e riconoscevano, diciamo, più immediatamente le forme che stavano toccando, parlo dei bassorilievi tattili dell'artista, mentre i vedenti bendati erano molto più impacciati ovviamente, perché l'uso della vista per noi è essenziale, è principale, e quindi nel momento in cui ci viene tolta per qualche istante ci troviamo un pochino spiazzati e non erano perfettamente in grado di capire quello che stavano toccando, perché in realtà diciamo avevano fretta di capire che cosa si stava toccando. Invece la percezione, la lettura tattile dell'opera, a differenza della vista che è immediata, è molto più lenta, è progressiva, e quindi non si deve aver fretta di capire immediatamente che cosa si sta toccando, ma è un processo appunto graduale che necessita di una educazione. Questo vale sia per i non vedenti che per i vedenti. Diciamo che questo percorso così pensato, questa esposizione, vuole indicare anche un po' un modo di approcciarsi all'arte in maniera diversa. Sì, innanzitutto l'obiettivo è stato appunto questo, come ho detto prima, coinvolgere i non vedenti, ma cercare di vedere, diciamo, con occhi diversi l'arte, perché oggi nei musei troviamo, in tutti i musei si trova il divieto non toccare, come se fosse appunto proibito, un tabù, quello di toccare le opere d'arte. Ovviamente questo è valido per alcuni tipi di opere d'arte, soprattutto questo, diciamo, è valido non per le opere di arte contemporanea, ma per le opere appunto d'arte classica, l'archeologia, in quanto ci sono questioni, diciamo, legate alla conservazione delle opere. Però oggi esistono delle metodologie che ci permettono di toccare anche un dipinto addirittura attraverso la sua traduzione plastica. Ci sono istituti di ricerca, perché negli ultimi anni appunto questa problematica ha trovato molte soluzioni. C'è il Museo Tattile Statale Omero di Ancona che sta lavorando
lavorando molto in questa direzione, anche a Bologna c'è un istituto che realizza, diciamo, dei bassorilievi tratti da un dipinto, e quindi nel caso appunto dell'arte contemporanea sappiamo che è fatta con materiali anche di uso quotidiano, le tavole tattili sono realizzate con materiali di uso domestico appunto, che non subiscono danni da contatto fisico. Ovviamente qui le problematiche poi sono differenti e vanno affrontate in modo diverso in base al tipo di opera che andiamo a toccare, ovviamente. Cimbalaie quando vejo sol beijando o mar. Per Cultura di questa settimana abbiamo deciso di aprire una finestra sulla danza e lo facciamo con Carmen Castiello. Grazie Carmen per essere qui con noi e parlare un po' della danza e della tua passione innanzitutto. Vorremmo sapere da te, ma quando è nato tutto questo? Allora è nato quando io avevo 8 anni e praticamente la scuola di danza al mio paese fu aperta all'oratorio. E quindi io cominciai a frequentare la scuola e già da piccola comunque sentivo che era molto naturale per me magari esprimermi attraverso il corpo e mi piaceva molto stare nella musica, mi piaceva molto, diciamo, attraversare lo spazio in quella maniera che mi sembrava era veramente magica. E quindi da allora non ho più smesso di, diciamo, di studiare, di documentarmi, insomma di mettermi sempre in gioco, perché è una cosa veramente molto bella che anche adesso che sono diventata grande mi appassiona e mi affascina molto. Ci puoi spiegare oggi che ci troviamo in una società dove i valori lasciano molto a desiderare, invece che cosa porta la danza? Beh, la danza credo che la cosa più importante che ti dà è che ti mette in contatto col tuo corpo, con la tua anima, con la tua mente. Oggi è difficile trovare queste situazioni perché purtroppo tutto ciò che facciamo è fuori di noi, non è dentro, verso di noi. Per cui le ragazze vengono a studiare e restano probabilmente affascinate proprio da questo aspetto, dal fatto che possono, diciamo, analizzare la propria anima, la propria vita e anche il fatto di trovare delle regole. Non è vero che i ragazzi non vogliono le regole, i ragazzi le vogliono perché si sentono sicuri e tutto questo forma il loro carattere, il loro modo di essere. Poi dopo, a furia di stare nella musica, nella situazione, chiaramente anche chi non diventa ballerino, anche chi non, diciamo, non ha un futuro in questo mondo che è molto complicato, comunque ha questo modo di fare, un modo di essere, un modo di pensare, una sensibilità e uno stile di vita che credo siano molto importanti, molto belli anche. Tu insegni da tantissimi anni, se non mi sbaglio da 20, ci puoi dire che cosa è cambiato nel corso di questi anni proprio nell'insegnamento? È quello che cambia dentro di te come donna, nel senso che tu acquisisci una consapevolezza maggiore proprio del tuo essere proprio persona e quindi tutto ciò che sai lo doni in una maniera diversa ai ragazzi, forse anche con più amore, anche con più passione, perché sei tu che in quel momento sei più sicura di te. È cambiato, diciamo, ci sono due aspetti. Se prima i ragazzi, diciamo, avevano meno possibilità di
indagare sul mondo, su ciò che circondava, adesso la loro curiosità è aumentata di più. Per cui nel momento in cui ti metti in gioco, ti ci metti in gioco tantissimo. Per cui loro diventano sempre più esigenti a chiedere, sempre più esigenti, quindi tu devi dare sempre di più, devi essere più informata, devi essere più consapevole. Quindi diciamo che da questo punto di vista è cambiato tanto questo. La cosa, diciamo, più faticosa di una insegnante di danza di oggi è proprio il fatto della disciplina, perché i ragazzi purtroppo sono meno abituati a questo tipo di, ad avere una vita disciplinata, inquadrata, per cui la prima cosa che devi fare è questo, inquadrare il loro modo di essere, la loro quotidianità, diciamo così, e poi da lì parti a parlare della danza. Sì, perché come dicevamo prima dell'intervista, poi ci sono dei punti di riferimento negativi, come per esempio delle trasmissioni che vengono trasmesse in TV e dove loro prendono spunto, ma poi la vita reale non è questa. Certo, perché si dà l'idea che la danza e il successo sia una cosa effimera, una cosa comunque di facile raggiungimento. In effetti il successo è una cosa veramente irraggiungibile, nel senso che soprattutto nella danza, siccome è in gioco il corpo, il nostro corpo, pochissime persone riescono effettivamente ad avere loro sia le qualità fisiche, sia le qualità, proprio quella sensibilità artistica da poter poi effettivamente diventare un vero artista. E queste trasmissioni solitamente danno anche l'idea che il rapporto con l'insegnante, con la scuola, con la disciplina stessa sia un rapporto molto facile, molto, invece non è vero. L'insegnante di danza è un insegnante importante e va rispettata per quella che è, senza scendere nelle volgarità, nei rapporti troppo semplici, spiccioli. Quindi diciamo che quando vengono le persone e si aspettano questo, e questa è la cosa faticosa poi da lavorare, far cambiare idea, insomma. E quindi ci sono delle trasmissioni che effettivamente, se ti riempiono la scuola in un primo momento, poi te la svuotano, perché chiaramente le persone restano deluse e non trovano quello che immaginavano di trovare. Allora Carmen, tu oltre ad essere prima ballerina, poi insegnante, sei anche mamma, e quindi ai tuoi figli hai inculcato i valori della danza? Ma in effetti diciamo che loro hanno vissuto, forse da quando erano nel mio grembo, la musica, anche la sensibilità. Quando erano piccoli i ragazzi io raccontavo loro le fiabe, invece che le fiabe le trame dei balletti, per cui siamo vissuti proprio sempre in questa situazione, e loro l'hanno recepita, ma è stato più un dono per me. Non loro, se avessero voluto scegliere altre cose le avrebbero fatte tranquillamente, però è stato un bel modo anche di comunicare con loro, per cui loro automaticamente hanno preso questo amore e l'hanno fatto loro, e quindi hanno seguito anche loro questa strada. Qui abbiamo tantissime fotografie, ma quanti balletti hai preparato? Preparare, soprattutto è stato bello preparare tanti balletti di repertorio, fare dei percorsi proprio in alcune storie molto affascinanti, le musiche bellissime. Ma una cosa che ha molto molto determinato anche, diciamo, la mia strada educativa per i ragazzi è stato il rapporto con l'UNICEF, e per loro abbiamo preparato degli spettacoli molto belli con delle tematiche importanti, come per esempio Voci di donne, come Bambini soldato, e quindi questa esperienza, diciamo, mi ha proprio indicato una strada educativa che mi ha formato moltissimo, al di là della danza proprio. Thank you.
Abbiamo parlato di te soffermandoci sull'insegnante, sulla mamma, però adesso voglio concludere questa intervista parlando di Carmen Ballerina. Allora, qual è il tuo messaggio che vuoi dare come ballerina? Ballerina, voglio dare il messaggio, diciamo, di considerare il corpo l'involucro dell'anima, di pensare di formare il corpo per arrivare poi effettivamente a una libertà interiore che ti consente di goderti la danza fino in fondo. Adesso balli poco, come ci dicevi, perché ovviamente insegni, e quando ci sarà il momento che ti potremo vedere all'opera? Il sogno del mio cassetto è quello di danzare l'ultima volta per i miei figli e per le mie allieve che mi conoscono da tanto tempo, perché se lo aspettano. E io, non so, penso fra qualche anno di voler fare questa cosa, perché veramente me la sto sognando. Bene, noi ci saremo. Intanto grazie per questa intervista, e poi ti diamo in bocca al lupo per il tuo insegnamento. Grazie, grazie a te. Chimbalaye quando vejo il sol beijando il mar. Presentate le rassegne di teatro per ragazzi Il Paese dei Sogni e Anghingo, promosse dal Teatro Eidos. Il cartellone delle iniziative include spettacoli con tematiche legate al sociale, come spiega ai nostri microfoni il direttore artistico delle due kermesse, Virginio De Matteo. Ovviamente la qualità degli spettacoli diventa un elemento importante per il coinvolgimento dei bambini e per quanto concerne i bambini con le famiglie, cioè per la rassegna Il Paese dei Sogni domenicale, e per Anghingo matinée per le scuole. Insomma, c'è molto lavoro da fare, ma è soprattutto sulla qualità degli spettacoli che noi puntiamo. I bambini poi come recepiscono i vostri messaggi? Riescono a capire poi profondamente, insomma, quello che volete dire attraverso le vostre performance e le performance delle compagnie che ospitate? Guardi, io sono del parere, dico sempre una cosa, i bambini sono di gran lunga, paradossalmente, giocando sopra, più intelligenti di noi adulti. Man mano che si cresce, io dico, perdiamo un po' di capacità di analizzare la realtà e analizzare tutto ciò che ci circonda. Cerco di spiegarmi. Essendo come un foglio bianco, i bambini hanno meno, come dire, meno preconcetti rispetto a tutta una serie di cose. Riescono a leggere le cose che li circondano, e quindi anche il teatro, o anche, che so, cinema o la letteratura, insomma, anche la letteratura per ragazzi, riescono a leggerla in modo più meno superficiale di noi adulti, riescono a penetrare meglio i significati e anche le forme che utilizzano questi linguaggi, come il linguaggio teatrale. Quindi i bambini sono di una come dire, capacità superiore a quella di noi adulti, praticamente. Per quanto riguarda le tematiche affrontate, voi spesso sfociate anche nel sociale, in questa edizione? Sì, no, noi toccheremo tutti i punti, ovviamente, dall'immigrazione e così via, insomma, anche altri tipi di problemi, come i problemi che ci sono per quanto riguarda il bullismo. Si sofferma sui cartelloni dei Il Paese dei Sogni e Anghingo Mimmo Soricelli, direttore organizzativo delle rassegne. Come tutti gli altri anni, la maggior parte delle compagnie viene da tutto il territorio nazionale. Abbiamo compagnie che vengono da Fermo, compagnie che vengono da Roma, compagnie che vengono da tanti altri posti d'Italia, qualcuna anche dalla Toscana quest'anno. Per il Paese dei Sogni siamo riusciti ad avere, dopo un po' di anni, la compagnia Teatro Verde in domenicale, cosa che insomma non eravamo riusciti ad avere negli ultimi anni con la compagnia, con la direzione artistica di Veronica Olmi, la figlia di Ermanno Olmi, e sarà qui, ci presenteranno Il Vestito dell'Imperatore, quindi uno spettacolo molto molto attuale, per la verità, anche se rivisitato chiaramente in chiave per i piccolini. Le tematiche sono molto varie, abbiamo spettacoli che parleranno dell'emigrazione, abbiamo spettacoli che parleranno della tolleranza, spettacoli che parleranno di pace, spettacoli sulla legalità, insomma cercheremo veramente di toccare tutti gli argomenti di grande attualità. Noi nella scelta degli spettacoli che visioniamo veramente tutti durante l'anno e poi li scegliamo, facciamo molta attenzione alla tematica, ma anche chiaramente alla qualità, e quindi poi indichiamo per fasce di età sia alle scuole ma anche alle famiglie i vari spettacoli.
L'esperienza del teatro per ragazzi è significativa per un'attrice che vive l'impatto con il pubblico quando si trova sul palco. Quando l'audience è formata da piccini, questo suscita delle sensazioni differenti, come spiega l'artista Raffaella Mirra. Penso che la differenza non è che ci sia, quando sei sul palcoscenico pensi al tuo personaggio e vai avanti, però intanto i bambini sono sicuramente un po' più liberi rispetto a un pubblico adulto, per cui magari se lo spettacolo non gli interessa cominciano magari a rumoreggiare, per cui tu già prendi subito i segnali dal pubblico che qualcosa non va, per cui ci dai dentro magari, ci dai dentro di più e poi si lasciano più andare anche magari con una applauso fuori schema, insomma, sicuramente. E poi c'è anche da dire il dopo spettacolo, loro sono sempre più liberi e ti aspettano sempre e comunque, cercano un contatto con l'attore per cercare il personaggio che magari l'ha più emozionato, li ha più emozionati durante lo spettacolo e questa cosa ti fa sempre piacere, mentre magari un adulto finisce lo spettacolo, va via, anche se avrebbe voglia magari di incontrare l'attore, però non lo fa, si controlla perché magari finito lo spettacolo va via. Invece noi vediamo che il dopo spettacolo è sempre la parte che prende di più anche, oltre allo spettacolo, prende anche un po' i bambini in questa cosa. Tu hai fatto nel corso degli anni tanti personaggi, qual è quello a cui sei rimasta più legata? Parliamo di teatro per ragazzi. Sì. Del nostro repertorio sicuramente uno spettacolo che mi ha emozionato molto farlo è stato Moby Dick, e quindi il mio personaggio che è Sara mi ha dato molto, e adesso stiamo mettendo in scena Pinocchio, che è uno spettacolo che abbiamo fatto un po' di anni fa all'inizio proprio della nostra carriera, però adesso è una versione rivista e forse Pinocchio è un personaggio che ho dentro da sempre, e poi si sono aggiunti anche gli altri. Noi amiamo sempre forse l'ultimo personaggio che interpretiamo, però come dicevo Moby Dick è lo spettacolo che ci ha dato tanto, quindi amo Sara, quindi il mio personaggio. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar.